informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. E buona prima, ragazzi, sono Tiger. Come ci siamo presi nel titolo, siamo nel 17° episodio della carriera con il nostro pilota su Formula 1 2016. Ci stiamo avvicinando alla fine della prima stagione e siamo in Giappone. Abbiamo un nuovo rivale che è Sebastian Vettel e ci siamo qualificati 14esimi. Faccio vedere che stiamo migliorando la deportanza, perché ho pensato che è meglio migliorare la deportanza visto che ci sono molte S in America e in Messico, in Brasile e anche ad Abu Dhabi. Quindi le ultime 4 gare hanno molte chicane, quindi è meglio migliorare la deportanza rispetto al motore. Poi, con i punti che avremo a disposizione, se non riusciamo a migliorare il telaio, andremo a migliorare l'aerodinamica, perché onde evitare di avere ad esempio 700 punti risorse e iniziare la nuova stagione con 0 punti, è meglio a questo punto sviluppare una parte in più. Detto questo, ci possiamo trovare in gara. E un caldo benvenuto dal Gran Premio del Giappone, un evento che nel corso degli anni ha deciso il mondiale piloti ben 11 volte e che è stato sfondo di tante gare memorabili, come scordare la vittoria di Kimi Raikkonen dal 17° posto della griglia nel 2005 o l'incredibile rincorsa al podio di Kamui Kobayashi nel 2012. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Grazie al giro perfetto di ieri, Kimi Raikkonen parte dalla pole position. E proprio lì accanto c'è Sebastian Vettel. E ora vediamo il resto della griglia. Verstappen, Rosberg, Felipe Massa e Ricciardo, Sainz, Kvyat, Perez e Felipe Nasr, Palmer, Arianto, Valtteri Bottas e una McLaren, Button, Hamilton, Nico Hülkenberg e Marcus Ericsson, Gutiérrez e Grosjean, Kevin Magnussen e Pascal Wehrlein completa la griglia. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Allora, la strategia di gara è soft hard. Ci dovremmo fermare al quinto giro, però io non mi fa mettere le soft, quindi non mi fa mettere le hard in partenza, quindi non possiamo partire con le hard. Vabbè, partiamo con le soft e poi andiamo con le hard fino in fondo. 13 giri, tutto pronto per partire. Ok, si pare siamo partiti molto meglio di Bottas e proviamo a buttarci all'interno. C'è Nasr che fa un po' l'attacco. Ricordo che dalla prossima gara correremo a difficoltà leggenda, quindi non saremo più a difficoltà esperta ma leggenda, la seconda più difficile, perché poi c'è definitiva, ma col tempo ci arriveremo. Massa e Raikkonen qua si sono toccati.
Ricciardo non tanto dietro benissimo Rosberg. Verstappen entra. Fa l'undercut. Era stato chiesto se voleva entrare in questo giro, però ha preferito tirare fino al quinto giro. Quindi alla fine di questo giro rientra. Anzi, Raikkonen è ancora davanti, quindi il contatto che c'è stato tra Massa e la Ferrari in questo caso era la Ferrari numero 5, ovvero quella del tedesco Sebastian Vettel. Comunque ricordo che qua alla fine la 130R, che non so se che curva è, mamma mia, stai dicendo alla fine la 130R, che poi vi spiego che curva è, si è schiantato sul bianchino, che poi è stato un incidente che gli è costato la vita. Alla fine di questo rettilineo, prima della curva a sinistra, qua, giusto. Ok, è entrato anche Raikkonen. Ok, Raikkonen è uscito davanti, adesso bisogna vedere dove è Verstappen. Ha fatto l'undercut, Verstappen si è transitato davanti. Qua Verstappen si mette in quella e prendiamo anche noi di DRS, buono. Proviamo ad essere una mano difficile, ma ci riusciamo. Siamo riusciti a sorpassare Max Verstappen all'esterno. Ma Verstappen ci può provare. No, però presto per lui. E qui attenzione che transitiamo sotto il secondo, quindi abbiamo il DRS poi. Mamma mia, siamo vicinissimi agli scarichi di Raikkonen. Prendiamo tutta la sua scia e andiamo avanti. Boh, vediamo qua se è vero che deve rallentare. In effetti non c'è sotto.
effetti sta perdendo, ragazzi. Probabilmente dopo quel contatto là. Ha avuto dei problemi alla macchina. Attenzione che potrebbe perdere anche la seconda posizione, raga. Perché Verstappen gli è molto vicino. Potrebbe provarci sulla 1-2-VR, anche se al motore Renault comunque. Se raga hanno dei problemi la Red Bull ne può approfittare. Infatti Verstappen è passato. Intanto noi andiamo a concludere l'ultimo giro e andiamo a vincere anche a Suzuka. Quindi dalla prossima volta noi saremo a leggenda e non so quanto cambierà la difficoltà. Oggi la McLaren conquista un'altra vittoria, fantastica! Luca, che cosa ha distinto questo team dagli avversari? La sua grande sensibilità in frenata oggi ha fatto la differenza. Questo ha reso possibile sfruttare al meglio la staccata e l'ingresso in curva per i sorpassi. Così si vincono le gare. È stato un autentico spettacolo. Lasciamo perdere la strategia, la gestione delle gomme. Tutti vogliamo vedere delle care vecchie sportellate. Guardate, si stanno dirigendo verso il podio proprio in questo momento. Ottima gara per la McLaren. Sono davvero contento di vederli sul gradino più alto del podio. Grande rimonta per noi. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un pessimo risultato. Luca Filippi. Siamo a meno uno da Sebastian Vettel, quindi siamo sempre quarti. Ha spinto tantissimo e vedremo adesso. È stato un piacere con la deportanza nuova, cioè migliorata, una macchina della classifica non ha più sviluppata verso la Ferrari, quindi ci siamo quasi a prenderla. Un saluto da parte mia e di Luca. Difficoltà Filippi, leggenda, circuiti che so fare bene, vedremo. Comunque, io vi do appuntamento al prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, se non siete ancora iscritti al canale, commentate, condividete, noi ci vediamo nel prossimo video, nominate lei e bella raga.